Buongiorno, oggi siamo in Val Bisdende, siamo sempre Andrea Dio. Buongiorno. Andrea, sempre lui. E l'idea di oggi è quella di fare la strada del Mag, sì, che è un giro ad anello che si sviluppa qua in Val Bisdende. È piuttosto lungo, perché sono 30-32 km, le relazioni lo danno di questa lunghezza, però sarà sicuramente anche molto panoramico, perché una volta saliti in quota appunto si vanno a toccare le varie malghe della Val Bisdende e il panorama giù sarà sicuramente bellissimo. Da qua si vede la prossima maga che dobbiamo raggiungere, che è grosso modo la piccolina con dietro qua i monti di Sappada, il gruppo del Rinaldo dovrebbe essere. Spero che te sbiegli. Abbiamo appena lasciato Malga Campobon, che è veramente bellissima, c'è un circondario di monti incredibile su, si vede veramente di tutto, veramente stupendo. Impedimento valangoso lungo la strada.
Malga Manzon, pausa pranzo dopo 13 km e quasi 4 ore. Panorama comunque notevole. Siamo nel tratto centrale qua della strada delle Malghe e si va un po' fuori dentro dal bosco, però è un continuo saliscendi che dopo la pausa pranzo prova un po' lo spirito e anche il fisico, però insomma siamo già oltre metà e niente, si continua. Ecco qua sotto purtroppo altri disastri di vaia, qua è tutto rasato, invece dietro c'è il Lastroni, il Monte Lastroni qua, tutta la cresta del ferro, tutti i monti dietro Sappada, là dietro ci sono i laghi d'Olbe. Bello. Per Alba. Abbiamo appena lasciato Malga Chiastellin, dove abbiamo fatto un'altra piccola pausa e adesso inizia il tratto su sentiero, a differenza di tutto il resto dell'escursione che è su strada forestale. E il panorama qua è dominato dalla cresta ovest del Per Alba, che abbiamo quasi di fronte ed è veramente meravigliosa. Un salto, no? Eh? Un salto?
Ma là, scusa, passare là non era meglio? Là, là. Secondo me, No, devo filmarmi, Allora vado, tutto. Allora, niente, vado perché qua. E dopo filmo, ecco. Prego. Devi montarsi qua sotto. Vabbè. Che l'abbiamo fatta. Ti odio. La malga dove eravamo prima, qua. Abbiamo da poco passato Malga Antola e adesso si inizia la lunga discesa, che Andrea dice interminabile, verso la Val Wiesland. Siamo a poco più di 22 km percorsi, quindi circa 10 ancora. Momento di sconforto lungo la discesa perché ho appena visto dove bisogna arrivare. La macchina è più o meno là, il secondo prato. E laggiù pioggia, tirano due tuoni, anche tre, speriamo bene, siamo presto giù. L'ultimo pezzo devastato da vaia, qua c'era tutto bosco. Ormai siamo giù, pioggia non ne abbiamo presa e non ne prenderemo per fortuna, però la natura dà ancora spettacolo. La macchina! Abbiamo visto la macchina! La mia macchina! Bon, conclusione della gita. Niente, siamo appunto alla macchina, come avete capito. Gioia, felicità. Il GPS dà 32 km abbondanti per quasi 1000 metri di dislivello e 10 ore tonde praticamente. Giro bellissimo, una volta che si arriva su in quota alle malghe, la strada che passa alle malghe è spettacolare, si ha tutto il giro di monti su e la macchina che passa qua, che adesso farà casin, ma aspettiamo, macchina in 3, 2, 1, macchina passata, là. E appunto il giro di monti su è bellissimo perché prima si passa vicino alle Crode di Longarine, il Palombino, poi si prosegue e davanti si hanno altre cime come il Lastroni, il Rinaldo, tutte le montagne sopra Sappada e poi si punta verso il Peralba che appunto domina l'ultima parte della gita. Basta, siamo stanchi tutti e due, abbastanza provati, uno in una maniera o nell'altra, ma ci basta per oggi. E saluti alla prossima gita. Ciao! Ciao ciao! Seconda.
Camera. Abbiamo appena lasciato Maga Chiastellin, abbiamo fatto un'altra piccola pausa e adesso Andrea mi ha ciolpo il culo e non arrivo di niente. I know that you're curious, I know that you're strong, but life can be furious.